Alla guida della Smart 4-2 versione Cabrio, sulle strade di Milano siamo in direzione della Daimler Mercedes, che è la più grossa del sud Europa, dove lì ci aspetterà un altro evento con il collega Paolo Sperati di motori.leonardo.it. Ciao ragazzi. La nostra prima impressione per questi pochi chilometri abbiamo appena effettuato: il sistema start e stop è immediato, funziona bene. Innanzitutto facciamo un accenno al vecchio cambio automatico della Smart e a quello che abbiamo oggi. Paolo. Il vecchio cambio automatico era forse l'incubo per tanti utenti della Smart che l'apprezzavano perché saltava tantissimo. Ora invece questo cambio automatico nuovo, che ha debuttato sulla nuova Smart 4-2 che è stata lanciata, lo ricordiamo, lo scorso anno, è tutta un'altra vita. Non si sente minimamente la cambiata, la fluidità è impressionante e di conseguenza il comfort di guida anche in città è decisamente cambiato. Infatti è la prima impressione che si ha subito alla guida della nuova Smart. Questa è la versione Cabrio, quindi ne diamo atto, con un pulsante posto sul tunnel centrale. Come potete notare si sta aprendo la prima parte perché è divisa in due step. Quindi, ripremendo il pulsante, apre anche la seconda parte, quindi siamo in modalità completamente aperta. E la giornata incredibilmente a Milano lo permette, dopo qualche giorno di inverno rigido. In realtà parlava stamattina addirittura di pioggia, invece ecco la Smart porta il sole, specie la Smart Cabrio. Altro particolare alla guida, la nostra sensazione, oltre quindi all'ottimo cambio automatico, anche la questione di mancanza di vibrazione e di silenziosità. Sì, assolutamente, l'acustica è ottima, perché noi spesso tendiamo a pensare alla Smart come una city car piccola, poco sicura, e rumorosa. Tutto ciò invece è completamente sbagliato. Appena conclusa la conferenza stampa, molta unione tra Smart e arte, dove abbiamo potuto ammirare una serie di dipinti tutti inerenti al tema della Smart e della sua mobilità. Ma parlando di vettura, abbiamo scoperto che è una delle più piccole. La più piccola Cabrio esistente sul mercato. Smart Cabrio disponibile in diverse motorizzazioni. C'è la motorizzazione 1000 che si differenzia in quanti cavalli? 71 cavalli la prima versione, mentre la più spinta è da 90 cavalli, che vi assicuro in città bastano e avanzano. Per la prova primo contatto a bordo di Smart 4-2 in versione Cabrio ringraziamo il collega Paolo Sperati di motori.leonardo.it. Grazie a voi ragazzi. Italian Road in collaborazione con Mercedes Italia. Ciao. Ciao.